Buongiorno bellezze, finalmente ci vediamo in un nuovo video. Oggi staremo una giornata insieme in questo vlog. Ho pensato di approfittarne dato che oggi è il lunedì di Pasquetta e sono più libera sia per stare insieme, soprattutto per raccontarvi tante nuove cosine. Io mi sono rilassata un po' lungo la mattinata, sono a casa da sola, quindi massimo relax. Sono uscita adesso dalla doccia e dato l'orario preparerò qualcosa di veloce da mangiare perché sono l'una passate. Oh, finalmente si mangia. Io sono sicura che state per chiedervi cosa ci faccio il giorno di Pasquetta da sola. Allora, in realtà ci dovevamo organizzare per fare un qualcosa, ma le previsioni del tempo non erano ottime. Poi da poco è uscita questa bella giornata, però abbiamo preferito tipo rilassarci, riposarci un pochino, e io ne ho approfittato per fare delle cosine qui a casa. A dire il vero vorrei approfittare però della giornata di oggi per fare tante cose arretrate che non ho potuto fare perché, come avrete letto dal titolo, ho un nuovo lavoro che mi sta impegnando veramente tanto. Sono contentissima di averlo, è un'esperienza meravigliosa, mi trovo benissimo, però mi porta via veramente tanto tempo, e infatti questo è uno dei motivi per cui non sono più presente tanto su Instagram, non sono più costante con i video qua su YouTube. Diciamo che su YouTube ho avuto sempre un periodo di apparizioni, sparizioni, però ora più che mai, cioè, mi viene più difficile. Se prima mi lamentavo di non avere abbastanza tempo, adesso è vero che non ne ho quasi per niente. È come se le mie giornate ormai fossero meccaniche, automatiche. Ho fatto partire la lavastoviglie, quindi sta iniziando a fare il lavaggio e fa un rumore veramente insopportabile, e mi sono stesa un attimino qua sul divano per rilassarmi e per continuare il discorso che stavamo facendo prima. Io ammiro tutte quelle persone che veramente si organizzano e fanno la qualunque, riescono a fare tutto, che poi non è un problema forse tanto di organizzazione, non lo so, perché io sono sempre, avete visto anche stamattina col bullet, mi organizzo, mi scrivo tutto, i tempi, però poi veramente mi perdo tra una cosa e l'altra, perdo tempo, magari mi prefisso di fare una cosa, non la faccio perché ne devo fare un'altra, non lo so, veramente io ammiro chi riesce a fare tutto. E mi accorgo che mi perdo troppo in cavolate. Magari invece di fare subito una cosa mi perdo a pensare a come poterla fare, ecco, e già questa è una grandissima perdita di tempo. Comunque, giusto per non perdere altro tempo, io adesso mi rilasso un po' qua sul divano e rispondo un po' ai commenti che mi avete lasciato di recente qui su YouTube nei video, e poi penso che mi andrò a fare lo shampoo di corsa. Tra l'altro devo anche finire di strofinare il box doccia, e cosa devo fare più? Beh, un mare di cose. Stavo riflettendo del fatto che non vi ho ancora detto qual è questo mio nuovo lavoro. Non è niente di diverso da quello che ho sempre fatto, che faccio e che voi conoscete, che avete visto qui anche su YouTube. Sono sempre estetista in una cabina estetica in farmacia. Quindi lavoro in una farmacia dove presto le mie competenze professionali sia nei servizi estetici in cabina sia al banco dei cosmetici. Devo dire che mi trovo molto bene, mi piace, è una cosa completamente diversa da quella che facevo prima per quanto riguarda la vendita dei cosmetici, che sono appunto prodotti più di nicchia, di farmacia. E non avendo l'esperienza di una vendita così diretta, perché non l'avevo mai fatto con dei prodotti, con tanti prodotti, ecco la differenza è questa, con tanti prodotti nuovi e che non conoscevo fino ad ora, è stato difficile. Le prime settimane le ho passate solamente a studiare tutti i prodotti, tantissimi prodotti, le linee che abbiamo, le linee che ci sono in farmacia dove lavoro sono, probabilmente voi le avrete sentite, sono Delarom, Nux, Isdin e Somatoline. Queste qua sono le linee che io mi sono messa a studiare per mesi e ancora comunque man mano che arrivano prodotti nuovi eccetera sono sempre lì che guardo un po' tutto per sapere sempre di che cosa si tratta, come si usa e a chi è mirato. Non dico che l'inizio di questa esperienza sia stato difficile, no, perché esagererei, però è stato impegnativo, perché poi per come sono fatta io, che voglio cercare sempre di dare del mio meglio e subito, cosa che è impossibile, mi è stato ripetuto un sacco di volte, mi hanno detto no, è normale che all'inizio hai confusione, ti senti la testa bombardata da tante informazioni, non riuscirai a memorizzare tutto, io mi sentivo tipo in difetto per questo, però mi hanno rassicurata, mi hanno detto no, tranquilla, è normale, piano piano vedrai, e infatti così è stato. Diciamo che essendo estetista sono partita sicuramente avvantaggiata, perché se prendo un prodotto che so che all'interno, esempio, ha l'acido ialuronico, so che è un prodotto altamente idratante e così via con gli altri principi attivi, con gli altri ingredienti. Certo, non è facile perché non è che tu dici hai un solo prodotto per pelle secca, un solo prodotto per pelle matura, un solo prodotto per pelle grassa. Lì hai un'infinità di prodotti e ognuna ha degli scopi specifici, sembrano tutte uguali ma in realtà sono tutte diverse. No, mi trovo abbastanza bene lavorare anche a contatto con i dottori farmacisti, cioè penso che questo sia una cosa meravigliosa per i signori clienti, perché non vieni attenzionato solo sotto il punto di vista estetico, quindi non vieni solo coccolato con i trattamenti di bellezza e di benessere, ma a 360 gradi per quanto riguarda anche tutta la tua salute. Questa è una cosa bella che appunto non avevo mai avuto modo di pensare e mi piace tanto. Sto imparando un sacco di cose nuove, sto facendo tantissima formazione, addirittura vengono i formatori delle aziende per formarmi e farmi studiare tante cose. Non è pesante per niente, perché comunque se c'è la voglia non è pesante, anzi a me piace poi quando un attimino mettermi lì e riscogliere gli appunti che leggo, a guardare tutto il materiale che comunque mi viene lasciato, anzi sono grata veramente di questa esperienza perché mi si è aperta una porta che non mi aspettavo si aprisse. Ho finito di asciugare i capelli, ho lavato i denti e sto ultimando la mia skincare utilizzando uno dei prodotti che ho conosciuto in farmacia della Nux. Questa qua è la crema viso della linea Prodigious Boost, scusate comunque l'accento francese, cioè la pronuncia francese, io non ho mai studiato francese, e questa qua è la crema gel correttiva. Li sto usando, testando, e avevo pensato di fare una skincare con questi prodotti, un video di skincare, sia skincare giornaliera che serale, però ci ho ripensato, non mi sono sentita pronta perché sto continuando ad utilizzarli perché ci voglio capire meglio. e poi quando avrò le idee chiare vi farò delle skincare o comunque vi parlerò dei prodotti, perché ne sto usando tantissimi e siccome li sto usando all'interno delle mie skincare mi sembrava giusto condividere anche con voi come mi sto trovando, che tipo di prodotti sono, eccetera. Su alcuni sono molto soddisfatta, su altri ni. Però va bene. Nel frattempo mi ha chiamato anche Alessandro e siamo rimasti che ci facciamo una passeggiata, tempo tenendo, tempo permettendo, perché fino a qualche minuto fa c'era il sole, ora invece sembra che si è annuvolato di nuovo. Ma lui aveva detto prendiamo le biciclette, facciamo un giro in bici da qualche parte, ma non lo so, secondo me è un grande rischio con queste previsioni del meteo che oggi portava tempesta e comunque c'è vento e il cielo non promette niente di buono. Siamo usciti e stiamo facendo una passeggiata, stiamo andando in un paesino di Barcellona, Castroreale. Dicono che è città d'arte, io non ci sono mai stata, Alessandro sì, non so cosa c'è da vedere, però proviamo a farci questa passeggiata. Il tempo è molto nuvoloso, si rischia anche pioggia, abbiamo già sentito i tuoni e ci sono anche i fulmini. E niente, speriamo di arrivare senza la pioggia, almeno da farci una passeggiata e vedere qualcosa. Vediamo, vedi. Qua c'è scritto qualcosa. Peccato che è alto, perché avere la casa qua mi vedere. Io sto letteralmente congelando, ero già raffreddata e penso che questo raffreddore mi aumenterà. Comunque qua, come potete vedere, è molto carino, molto particolare. Ora ho cercato un attimo su Google se c'era qualcos'altro da vedere, visto che ci sono dei musei, c'è il museo della moto, che quello potrebbe interessare ad Alessandro particolarmente. Io ne farei anche a meno, però vediamo se riusciamo a trovarlo, ad andarci, e soprattutto se è aperto. Veniamo. Cielo nerissimo, infatti piove. Fai una foto perché è bella comunque. Ah dai, che ti veniva quasi quasi con l'ampo. Questa credo che sia una delle isole Eolie. No, quella Milazzo è. Ma quale? Questa qua Milazzo. Questa è Milazzo. Quelle le isole, quelle di fronte. Quelle di fronte, no, appunto questa lingua di terra è Milazzo. Io pensavo fosse una delle isole Eolie. No, no, le isole Eolie sono qui. Niente. Vabbè. Questa. Le rose, viste le dove si appoggiano alla schiena? C'è qualcos'altro? Forse il giorno è un giorno diverso. Siamo in macchina nella strada di ritorno e niente, dopo che siamo usciti dal Duomo abbiamo fatto un'altra passeggiata, abbiamo visto i vicoletti della zona, del paesino, e poi siamo andati a fare visita al museo civico. E lì dentro non abbiamo potuto fare fotografie, non abbiamo potuto filmare, comunque un museo con vari reperti di quasi tutte le chiese qui di Castroreale, che ci hanno detto che in un paesino così piccolo ci sono circa 25 chiese, tra quelle consacrate e anche quelle sconsacrate. C'erano dei vari monumenti funebri, la tomba di Federico d'Aragona e vari dipinti, resti di meccanismi di orologi, cos'altro? L'artista Anthony. Ah, il compositore di musica Anthony, non mi ricordo come, comunque un compositore di musica sempre Casalini, Casale. Non mi ricordo, comunque comunque sempre qui della zona, abbiamo visto anche delle opere di arte contemporanea, una particolarissima fatta da un artista giapponese che venne qui a Castroreale e fece un'opera ispirata a Castroreale, fatta proprio all'interno del museo, particolarissima. Praticamente quest'opera consiste in 4 travi di legno di ciliegio che creano un quadrato sospeso da 4 pilastri di... che cos'era? Che cos'erano quelli? Erano filamenti di acciaio, forse tanti filamenti di acciaio messi ai 4 lati del quadrato. Comunque non abbiamo potuto fare foto, ma si potrebbe cercare su internet. Se trovo un'immagine su internet ve la metto qui, che rappresenta comunque Castroreale, la pesantezza sorretta dalla leggerezza, così ci hanno detto, ci hanno spiegato al museo. Siamo arrivati a casa e io avevo voglia di una tisana. Alessandro voleva la cioccolata calda, ma si sta accontentando di un tè nero al limone con il mio cioccolato, questo, con il mio cioccolato alle nocciole. Me lo finirei tutto, vero? Mm-hmm. Sì. Nel frattempo io apro la classica cudura di Pasqua con l'uovo sodo. Guardate che carino! Io non è che stasera avevo voglia di cose dolci, però vabbè. Si sono fatte le 11 di sera e io sono affondata letteralmente sul divano. Ah, domani è un'altra giornata e si ricomincia, mamma mia. Spero di avere il tempo di poter essere più attiva e fare quello che desidero. Se avete suggerimenti da darmi su come affrontare meglio le giornate, soprattutto quelle che si conducono a tempo pieno senza un attimo di respiro, fatemelo sapere qua sotto con un commento, ve ne sono grata. Ovviamente ci aggiorniamo anche su Instagram e spero di tornare al più presto con altri nuovi video. Io adesso vado a dormire e soprattutto vi ringrazio per essere state qui con me oggi.